Buongiorno, mamma mia, che sonno che abbiamo! Ieri è fatto tardissimo e adesso sto aspettando che arrivino mi chiave per la colazione. Non sapendo, aspettate che abbasso il telegiornale. Non sapendo esattamente che tipo di colazione fanno, io ho preso un po' di tutto, ho tirato fuori un po' di tutto, quindi perché non so se bevono il tè o se bevono i succhi. Succo, questo è quello che abbiamo preso lunedì insieme. Anche con voi. Poi c'è questo qui che è quello che prendo sempre io. Questo è un po' meno sano, però è buono. Avana, ragazzi, Avana. Abbiamo l'Avana. E la soia drink al cacao. Poi non so appunto se vogliono i toast. Vabbè, Miki sicuro no, perché Miki non mangia carne. Se Avelina vuole il toast, ho preso questo, che l'avevo preso all'MD a 1 euro. E pancake, e poi mi diranno se vogliono tè o non so che cosa. Poi niente, semplicemente dei biscotti, la Nutella e le mandorle. Il fatto è che l'altro ieri, per te, per me ieri, ieri abbiamo fatto proprio davvero tardi, ma è stata una giornata, ti ripeto, mi sono alzata presto. Quella cosa della lucertola in casa mi ha proprio destabilizzata, mi ha stancata, quindi sono stata tutto il tempo da Maria. Ho perso tempo, non ho riposato, non ho dormito. Ieri siamo andate in montagna, poi siamo uscite, siamo, insomma, l'hai visto nel video di lunedì cosa ti sto a ripetere tutte le cose. Poi dopo cena siamo andati a farci una passeggiata nel borgo e abbiamo passeggiato tanto. Ma davvero tanto. Milena è venuta a casa perché era le 3:40, come sapete si alza, e io invece boh, anche perché tanto faceva caldissimo, quindi fuori si stava giusto bene. Però davvero abbiamo fatto tardi e non sono più abituata io a fare così tardi, ecco. Tra un po' loro credo che dovrebbero arrivare e io mi sono ovviamente già fatta il caffè, perché se no non ce la posso fare a connettere. Aggiornamento? Non so se ti avevo detto che gli esami della tiroide sono sballati, quindi adesso dobbiamo fare un eco per sospetto di linfonodi. E nel frattempo, mentre stavo aspettando che arrivano le ragazze, ho detto fammi telefonare, quindi ho telefonato. E il primo posto disponibile è a agosto del prossimo anno. E oggi, scusi, fai l'agenda è piena. E ho detto che okay, hai detto, ma stiamo parlando di linfonodi. Gli ho detto, cioè, ho dei linfonodi. Dobbiamo capire cos'è, perché dobbiamo capire se intervenire. Tra l'altro sono un'ex anche paziente oncologica che sono ancora sotto osservazione. Ah, guardi, allora se così, aspetti che controllo l'altra agenda. Primo posto dicembre. Ne faccio che nel frattempo ho detto se questi sono linfonodi brutti, se devo fare qualcosa, faccio in tempo a morire praticamente. Poi mi è venuto d'istinto, ragazzi. Gli faccio scusi, ho detto, ma se pago passo prima. Dall'altra parte, ma in che senso? Faccio se passo per la tangente, gli ho detto che vi pago la tangente, vi do i soldi, si liberano i posti prima, visto che sono gli stessi dottori che. No, lasciamo perdere, ragazzi, lasciamo perdere. E lei si è risentita e mi ha detto: guardi, purtroppo, e faccio no, ma per carità, però capisci che se passo tramite mutua io ho l'esenzione, ragazzi, di 0,48, quindi non le pago le visite, purtroppo, perché avrei preferito pagarmi i ticket, ovviamente. Cioè, capisci che se io ti dico con l'esenzione mi dai posto a tra un anno, categoria protetta, diciamo, a dicembre, e se invece pago io dopodomani la faccio. Cioè, perché se io pago il posto esce? È quello che non riesco a capire. Va bene, andiamo a stendere intanto, va? Che è meglio perché c'è già la snerva questa mattina. Stamattina cominciamo già male. E guardate qui cosa c'è. Sono belli i capelli. Sono le 3, io devo essere a lavoro per le 3:30, disto 5 minuti dal lavoro. Se non c'è traffico, tolta la serie di dossi anche 4 minuti, ma è meglio che mi accingo ad uscire perché
Devo vedere quanto tempo ci impiego ad uscire di casa. Fa caldissimo anche qua, ma un caldo proprio di quelli che ti buttano giù, ti ammazzano, non servono polase, non serve niente. Non serve proprio niente perché fa proprio caldo. L'unico modo per stare un pochettino freschi è chiudersi in casa, ma fa talmente caldo che le lose sul tetto non fanno in tempo alla sera poi a raffreddarsi al mattino che già si riscaldano, quindi anche dal tetto butta fuori un caldo che la metà basta. Vado a vestirmi. No, vestirmi, sono già vestita, vado a preparare le due cose che devo preparare. Allora, questa è la situazione del mio pianerottolo, non ce n'è altre. Funzionava meglio perché la polverina era sparsa tutta in un certo modo, quindi avrei visto la striscia, solo che ovviamente entrando e uscendo un pochettino pestiamo anche noi. Allora, a me hanno fatto sempre schifo, cioè mi hanno sempre dato fastidio, ma è da quando hanno iniziato ad entrarmi in casa che la cosa mi manda fuori di testa. E io, eccolo, una è là, e io avevo parlato anche con alcune di voi, no? Che mi avevano detto, Erika, io non ho paura, però mi è capitato che me ne è entrata una e ho dato di matto anch'io perché ce l'hai a casa e non sai dov'è, ti dà fastidio perché ti è entrato ovunque. E che, ragazzi, si cuoce. Stacco perché sennò mi esplode il telefono. Fa talmente caldo che neanche l'aria condizionata arriva fredda. Comunque, io sono arrivata al punto di incontro e ovviamente, non avendo avuto fortunatamente problemi, adesso devo aspettare qualcosa tipo 17 minuti qua in macchina. Solo che davvero l'aria condizionata o si è scaricata perché non è bella fredda. Stavo guardando e non c'è neanche un punto all'ombra per dire esco dalla macchina, almeno sto all'ombra, che c'è un po' di arietta, forse magari all'ombra, non lo so. Comunque sia, sto letteralmente squagliando e domani alle 2 devo andare ad aiutare un'amica a traslocare delle piccole cose, ma giusto quello che posso, dalle 2 fino alle 3 e un quarto, poi devo andare al lavoro, quindi non so come arriverò al lavoro domani, pezzata, più pezzata di come sono adesso, cioè non vale neanche la pena farsi la doccia perché tanto sei come prima. Niente, non c'è niente all'ombra, niente, neanche a cercarlo. Non ho trovato l'ombra, ma ho trovato un posto fresco. Qua fa davvero fresco. Ovviamente non si è andato anche a rompere il, come si chiama? Questo qua sopra, il condizionatore. Quindi qua dentro ci sono tipo 40 gradi. Oggi è abbastanza tranquillo, infatti siamo tutte fuori, c'è anche la Mile fuori. Siamo lì fuori a fare public relation. Oggi è molto tranquillo come giornata. È un pochettino mi annoio io quando non c'è lavoro, però vi dico la verità. Mi dedico un pochettino al social, a rispondere a eventuali messaggi, mail di Instagram, se qualcuno vuole una cosa che l'ha prenotata. Una volta fatto quello, che ho praticamente appena finito, non so cosa fare poi. Quindi ho detto, ma perché no? Sto un pochettino con le mie amiche virtuali, così anche voi mi fate un pochettino di compagnia. E comunque si sta meglio dentro, vicino al ventilatore, che non fuori. Io non so loro come facciano a stare là sotto, là fuori dal gazebo. Però forse mi sa che nel frattempo c'è un po' di arietta, perché sto vedendo i fiori che si muovono, non riesco a capire se sono le macchine che fanno muovere i fiori o se si è alzato un pochettino di vento. In realtà verso le 5 e mezza 6 dava il 5% di probabilità di pioggia oggi. E
quel mezzo temporalino che per un attimo fa fresco, ma dopo sale la calura che è peggio. Questa sera, poi, uscita dal lavoro, arriva anche la Laura. Diciamo che abbiamo, la vedete, abbiamo sparso la voce, è lì. Questo è un negozio di paese, quindi abbiamo fatto giusto due telefonate con scritto che non c'è nessuno e ci stavamo annoiando, e quindi boh. Adesso arrivano, è arrivata Mila, è arrivata Laura, adesso viene un'altra nostra amica. Se Miki rientra presto dalla montagna, passava anche lei insieme ad Ave dal negozio, così se Ave vedeva qualcosa che poteva piacerle ci teneva a farle un regalo, perché è una ragazza splendida. Noi l'avevamo già conosciuta quando siamo andate a Silges da Miki. Miki non stava a Silges, insomma, quando siamo andate in Spagna. Miki stava diventando molto amica ed è la prima, credo, ufficiale amica di Micaela in Spagna, e quindi l'ha portata qui. E oggi appunto andavano in montagna, non so dove, credo che Miki molto probabilmente le abbia fatto prendere la seggiovia, la funivia, non so mai come si chiama, ci siamo capite, quella roba lì, quella specie di telecabina. Poi questa sera in realtà va una cena fuori, noi abbiamo detto che passiamo, di non offendersi, anche perché tanto vabbè non è che erano sole, erano con tutta la famiglia di Micaela, quindi io e Mile andremo a casa e ci mangeremo, credo, pomodoro e mozzarella di nuovo, perché io in questo periodo vado avanti a frise, pomodoro, tonno, pomodoro e mozzarella, insalata e basta, cioè proprio voglia di mettermi i fornelli zero. Ho preparato giusto due carote che le ho sbollentate e le ho messe poi in frigo, insomma, da mangiare in insalata fredde, perché io non so voi, ma io ho proprio zero voglia di cucinare. E così siamo rimaste con le ragazze che se e laddove io e Mire non saremo a dormire, che non è tardi, loro finita la cena passavano da casa a versi una tisana fredda, che ad ogni modo preparerò ovviamente quando arrivo e la metto in frigo, però vediamo, perché se poi è tardi tanto io le ragazze le rivedo poi domani mattina che tornano a fare colazione, poi le saluto. Rieccomi, spero solo che il ventilatore non ti dia fastidio. Comunque, se ti stavo dicendo che tanto io le ragazze le rivedo poi ancora domani mattina, che passeranno verso le 9 a fare colazione. Domani gli ho detto passate per le 9:15, però non prima, perché io al mattino ho yoga. Adesso anzi vedo se riesco ad anticiparlo di mezz'oretta e poi loro partono, perché domani fanno Torino, così Ave visita Torino, non tutta, insomma, i punti principali, e dopodomani visitano Milano e poi ritornano in Spagna e io Miki la rivedrò, insomma, dai, tra un paio di settimane, insomma, sì. Sono quella che ha sempre il telefono storto e che ha la macchina senza aria condizionata. E che oggi al lavoro non ho fatto praticamente niente. Ma adesso agosto, ragazzi, è molto molto tranquillo, perché essendo noi, ci parlo come se fosse mio, essendo noi un negozio di paese, non è che lavori con il turismo. Fossimo state in centro, ovviamente. Però, visto che io non vado in ferie, vado solo via una settimana da mio fratello, e non so se mi sa che magari filmerò, farò tre video in più qua a casa, perché lì da mio fratello non so se quanto filmerò, ovviamente è casa sua. Cioè, un conto quando ci sono loro, che ho ripreso mezza volta due cose, quando loro hanno fatto il video, cos'era, il Rainpoint. Però non essendoci loro non mi sentirei a mio agio a filmare, però boh, vediamo. Vabbè, comunque sia, io sto squagliando, in tutto ciò non ho perso neanche un etto, anzi mi sto vedendo di nuovo ingrassata, devo dirvi la verità, ma mi sono pesata e il peso è lo stesso. Quando faccio yoga sto sudando come non so che cosa, già sudi per il caldo, in più sudo per lo yoga. Però all'inizio ho visto tipo subito risultati, cioè che io poi non li ho visti, in realtà li avete visti voi. E adesso invece no, non ne sto vedendo. Boh. Fa capire, bisogna cambiare tipo di ginnastica, secondo me il corpo si è abituato a quei movimenti. A parte che vabbè, lo yoga non è che faccia dimagrire. Se fai Pilates, sì, o yoga dinamico, sì, io faccio una via di mezzo.
adesso che sto per passare davanti a casa di Maria, che Maria questa mattina tenera mi ha chiamato: Erika, ti ho trovato un gattino piccolino. E ho detto: guarda, ho detto: Maria, grazie, ma... Gianni? Il marito di Maria. E io ho detto: Maria, guarda, sei stata gentilissima. No, perché mia cognata gli ha fatto i cuccioli e lei non ha neanche una lucertola in casa. E poi anche voi mi avete detto che soprattutto le femmine, solo che mal che va c'è il rischio che le prendono e poi me le portano per, come premio, come mi faceva la mia vecchia gattina Perla. Perla le prendeva da fuori e me le portava dentro. E, vi stavo dicendo, quindi ho detto a Maria, guarda, sì, perché io sto seriamente pensando al fatto di prendere un gattino. Aspettate che non so dove appoggiarvi. Però io ho detto, cioè, prenderlo adesso sarebbe proprio una scelta proprio tanto egoistica, perché vorrebbe dire prenderlo e tra un paio di settimane farlo stare praticamente da solo per 15 giorni. E non, vabbè, cioè, non lo so, non mi sembrerebbe corretto. Invece lo prendo quando rientro dalle ferie, che so che fino al prossimo anno poi dopo non vado via. Quindi lui ha tutto il tempo di ambientarsi, e poi quando andrò in ferie, tanto con tutti i vicini che ci sono, una volta viene uno, una volta l'altro, una volta Laura. Il gatto non è come il cane, no? Che lo devi portare fuori. Casa, Antonio, casa. Mamma, che caldo arriva da dentro. Da dentro, sì. Ma adesso spalanco tutto. Adesso è diventato fresco, sì. Spalanco. Guarda, tutto chiuso qua. Ho chiuso perché entrava il caldo, amore. Cioè, vi dico, solo per farvi capire, quando davvero vi dico che non sto più cucinando. Oggi a pranzo abbiamo mangiato una frisa, forse ve l'ho detto, mi sa che adesso bisserò, me ne farò un'altra. E abbiamo appunto le carote che avevo fatto, poi ci saranno dei citrioli, c'è dell'arrosto di pollo che è aperto, che è da finire, un pezzo di formaggio che avevo portato a Rihanna la scorsa settimana, non l'abbiamo ancora aperto. E io mi sa che mi faccio una frisa di nuovo. Una frisella. Col pomodoro. Io vivrei di pomodoro, solo che poi ho dovuto smettere per un po' perché avevo quel dolore di stomaco, bruciore di stomaco, e quindi per un po' sono stata senza, ma faccio la frisella col pomodoro e insalata. Ci sta. La serata si conclude con Mille che sta finendo di fare i piatti ed è quasi alla fine momentanea delle sue sedute dall'osteopata. Osteopata, giusto amore? Mentre lava i piatti sta già tirando fuori le cose della colazione. Forse mi va a letto. No, quello è per adesso, amore. Per adesso? No, perché ti stavo dicendo? Adesso mentre inquadravo senza taglio, senza filtro, non c'è danno, stavo poi dicendo la tovaglia non l'ha sbattuta, invece è per adesso. Poi risbattiamo la tovaglia, facciamo che rimetterla perché domani mattina tornano le ragazze per la colazione. Come mi definisci i piatti, facciamo giretto immondizia, così facciamo due passi, ovviamente in pigiama. E poi credo che andremo a letto davvero non presto, di più, prestissimo. Infatti se non mi sento informissima, vediamo un po' quando rientriamo dal tour immondizia, mando un messaggio alle ragazze che eventualmente ci si vede direttamente domani mattina. Amore, ti prendi la spugna? La spugna, sì. Ragazzi, e anche per oggi, per questa normalissima giornata di vita reale e quotidiana, è tutto. Asciugati poi i capelli prima di andare a letto, perché sennò, sì, ma sennò ti curi di qua poi ti viene pure la cervicale, che non siamo più giovincelle. Lo so che è buio, ma non accendiamo la luce perché sennò ci squagliamo. Facciamo la lampada. Ragazzi, per oggi è tutto.
anche oggi io spero solo ed esclusivamente di avervi fatto un pochettino di compagnia con quella che è la mia normale reale realtà. E sapete che ci vediamo venerdì.